Ci rendiamo conto che certi apporti sembrano incredibili, anche perché non sono documentabili al momento della materializzazione, come invece succede, ad esempio, per gli apporti che avvengono nel gruppo Umanità e Movimento. Tuttavia, riportiamo ciò di cui siamo stati testimoni per dovere di ricerca spirituale, per dovere di speranza. Aggiungiamo che l'esperienza ci porta a concludere che anche quando una persona riceve in apporto un dono da un caro trapassato, come è avvenuto altre volte in ambito evolvenza, se il ricevente non è pronto, rimane della convinzione che anche quell'episodio, che pure lo ha investito direttamente, sia il frutto di una frode. Non a caso le guide ripetono: voi dovete testimoniare per chi è pronto. Tempo fa, durante una riunione di studio del Cerchio d'Oro, occasione in cui la transa non era prevista, qualcuno si accorse che il bocciolo ripreso nella prima fotografia era improvvisamente apparso nel corridoio della casa dove avveniva la riunione, quindi lontano dalla stanza in cui anche lo strumento era seduto. L'apporto non meravigliò più di tanto i presenti abituati alle materializzazioni improvvise, anche al di fuori della trance. E in mancanza di disposizioni da parte delle guide, si decise di assegnare il bocciolo alla casa in cui la riunione avveniva. Ma presto, una donna che partecipava per la prima volta a queste riunioni espresse il desiderio di ricevere lei quell'apporto e in un'altra stanza della casa fu trovato il secondo bocciolo, fotografato nella seconda foto insieme al primo. Poi, una partecipante fissa alle trance del Cerchio d'Oro chiese anch'essa in dono un bocciolo, e questo fu materializzato poco dopo nel corridoio dove era stato trovato il primo bocciolo, sempre lontano dal medium e dalla riunione dei presenti. E il bocciolo ripreso nella terza foto. Nella casa il parquet è esteso in diversi ambienti. Puntuale, una terza partecipante alla riunione ha espresso il desiderio di avere per sé un altro bocciolo, il quarto, che dopo qualche minuto è stato materializzato sempre lontano dal medium e dalla riunione dei presenti. Infine, una quarta partecipante, punta nell'orgoglio, ha esclamato: «Perché proprio a me no?» E questa volta sul tavolo della cucina è arrivato il quinto bocciolo, freschissimo come gli altri, come la foto documenta. A questo punto che c'è da dire? Forse solo da ripetere umilmente che di questi fenomeni siamo stati testimoni.